Ora beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro, i secoli. Christ eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Figlio di Saul, nutriva grande affetto per Davide. Jonathan informò Davide dicendo: Saul, mio padre, cerca di ucciderti. E alla sua presenza come prima. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Questo io so, che Dio è per me. In Dio di cui lodo la parola, nel Signore di cui lodo la parola. In Dio. Per mezzo del Vangelo. Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco, dalla Giudea e da Gerusalemme, dall'Idumea e da oltre il Giordano, e dalle parti di Tiro e da questa assenza, per trovare tutti questi fratelli, tutte queste sorelle del nostro cuore. Trovare un barlume di luce per tutti noi, per tutti i vostri luoghi, per tutti i nostri posti vuoti, e che forse vi dà la forza di essere qui oggi, dopo 7 anni, sia proprio la vostra forza, sia quella grinta di cui avete bisogno. Queste sorelle, questi fratelli a Dio, possano essere nostri vicini, possano alleggerire il nostro dolore con la loro presenza, con il loro amore, soprattutto con tutto quello che ci hanno lasciato. Affinché con la certezza nel cuore che contemplano quotidianamente il tuo amore eterno, possano ogni giorno intercedere per noi, per questo ti preghiamo. Signore, che è perdono e grazia di vita eterna, noi ti preghiamo. O Dio, ti invochiamo per l'intercessione di Gesù, il tuo Cristo, guarisci il nostro cuore, rivendomi il tuo abbraccio eterno, dove prove e sofferenze della vita sono trasformate dalla gloria del tuo Figlio, fa che possiamo vivere sempre e regni nei secoli dei secoli. Concedi a noi, tuoi fedeli, Signore, di partecipare degnamente ai santi misteri, perché ogni volta che celebriamo questo memoriale del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, e mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene preparata un'abitazione eterna nel cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine. Dopo la cena, allo stesso modo, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria